Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video paranormale. È venuto ancora una volta il momento di parlare di un argomento che può far correre un brivido o anche due lungo la schiena. Ed oggi continuo a leggere i vostri racconti, le vostre esperienze paranormali. Infatti, se vedete che guardo in basso è perché sto leggendo dal mio telefono i racconti che mi avete lasciato sotto ai video precedenti. Ma non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo a leggere i commenti che mi avete lasciato nel video delle vostre esperienze numero 6, quindi così capite più o meno a che punto sono. E se avete già scritto le vostre storie in un video paranormale dopo il video numero 6, non c'è bisogno di ripeterle, quindi. Faccio sempre un po' di confusione quando spiego questa cosa, non so perché. Allora, Giovanni scrive: nel 2007 vado ad abitare in una nuova casa, un piccolo appartamento della mia città. Un pomeriggio ero solo in casa e mi ritrovo con la mia chitarra a suonare e cantare qualche verso. Sono in cucina, finestra chiusa e nessun rumore dovuto ad apparecchiature o altro in giro. Provo con il mio vecchio cellulare a registrare qualcosa, una cosa di poco più di un minuto. Però quando riascolto la registrazione, alla fine dell'ultimo verso da me cantato, viene registrato in maniera nitida un sospiro, che non è il mio, e in quanto, ripeto, ero da solo nella stanza. Esterrefatto ed anche un poco spaventato, riascolto la registrazione e risento quel sospiro. Chiudo la registrazione, poso la chitarra e non ci penso più. Forse per quel pomeriggio era meglio smettere di suonare. Nel 2010, data in cui me ne sono andato da quella casa, una mia vecchia zia, ora defunta, ci raccontò, senza conoscere la mia storia, che in quella cucina tempo prima era deceduta una vecchia signora, che era stata la proprietaria di quell'appartamento e che per diversi giorni era rimasta su una tavola poco distante dal luogo in cui ho registrato prima di essere tumulata. Non so se si sia trattato di una coincidenza, ma questa esperienza mi ha fatto comprendere che forse qualcosa dopo la morte esiste. So per certo che quella signora era buona e che forse avrà voluto lasciare un segno del suo passaggio o magari della sua approvazione per quello che stavo facendo. Grazie a Giovanni per questa storia molto interessante. Le storie che parlano di registrazioni, di voci che vengono registrate, insomma, sono sempre molto 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 interessanti. Andiamo avanti e raccontiamo la storia di Davide. Davide scrive: la mia esperienza. Non so se si può definire paranormale, però mi ha cambiato la vita. Ho un background familiare molto cattolico e praticante, tranne me, che non sono per nulla praticante, però credo nell'aldilà e negli spiriti. Però ho anche il brutto difetto di imprecare quando sono particolarmente arrabbiato oppure quando i miei amici mi fanno spaventare perché mi dà enormemente fastidio. E sottolineo, non ne vado fiero. Mia madre in salone aveva un quadro della Madonna che le fu dato in dono da un cardinale. Ne andava così fiera che non potete capire. Comunque, una notte ero solo in salone a guardare la TV in poltrona. Guardavo Cacciatori di Fantasmi su D-Max e non potrò mai dimenticarlo, era l'episodio sull'isola di Poveglia a Venezia, il luogo più infestato del mondo a detta di tutti gli studiosi del paranormale e dell'occulto. Mi alzai per prendere il caricabatterie del telefono, ho un apparecchio a parete enorme nel salone e quando mi girai velocemente con la coda dell'occhio, per essere più precisi con la vista periferica, vidi me stesso però di sfuggita. E non avevo collegato che fossi io e mi spaventai da morire e imprecai in maniera blasfema. Sentii subito un rumore sordo, non sapevo da dove provenisse, non sapevo dove guardare. Tutto sembrava in ordine. Comunque, dopo che finì l'episodio, spensi la TV e andai a letto. Il giorno dopo mi destai dal sonno con mia madre che urlava nel salotto, ma non capivo, ero ancora addormentato. Comunque mi alzai e andai a vedere che cosa fosse successo. E mia madre mi chiese come fosse possibile che il vetro della cornice davanti al quadro della Madonna si fosse incrinato. Il rumore che avevo udito subito dopo la mia imprecazione era stato proprio quello. Da allora non ho mai più sboccato. Effettivamente, forse bestemmiare ed imprecare non sono mai delle buone idee. Fai bene, Davide, a non farlo più. Comunque, grazie mille per la tua storia. Artemis scrive:
Ho una piccola esperienza paranormale di un anno fa. Ero arrabbiatissima, per qualche motivo. E come al solito, quando sono arrabbiata, ascoltavo con gli auricolari delle canzoni metal in giro per casa. Per un qualche motivo mi fermai a guardare il mio riflesso nello specchio in fondo al corridoio. Era sera e in quei giorni c'erano spesso degli sbalzi di tensione e i lampioni fuori a volte erano accesi e altre volte no. Ad un tratto i lampioni si accendono e in fondo al corridoio vedo un'ombra. Ero convinta che fosse la mia, ma questa d'improvviso alza le braccia mentre io ero completamente ferma. La luce dei lampioni se ne va di nuovo e io ero straconvinta che quella fosse la mia ombra e che mi fossi immaginata il movimento a causa della mia rabbia. Ciò nonostante, mi giro per controllare e niente. Torno a guardare lo specchio e giuro che per un secondo ho visto la mia faccia deformata e una figura accanto a me. Per lo spavento, caddi. Grazie mille, Artemis, per la tua storia che effettivamente è abbastanza inquietante. Carmen scrive: ciao Maria Carla, ti vorrei raccontare un episodio che mi è capitato. Io ho la cucina che dà sulla porta d'ingresso e io e mio fratello stavamo pranzando e lui poteva vedere l'ingresso della casa. Era estate e la porta era aperta, abbiamo un piccolo giardino. A un certo punto lo vedo che fissa la porta e mi dice di aver visto una figura nera entrare di corsa e salire le scale. Era proprio convinto, tanto che siamo saliti al piano di sopra a controllare che non fosse entrato nessuno. Paola scrive: non avevo mai avuto esperienze simili prima. Qualche giorno fa ero sul letto nella mia camera e ad un certo punto sento qualcuno correre per il corridoio. Mi giro e vedo una figura di sfuggita che entra nella stanza dei miei genitori e la porta che era spalancata si chiude di scatto, sbattendo fortissimo. Urlo un chi è, pensando che fosse mio fratello piccolo. Ma lui era tranquillo al PC nella sua stanza e papà era dall'altra parte della casa. Le finestre erano tutte chiuse. Mi sono davvero spaventata e questa cosa mi ha fatto riflettere sui passi che sento la notte. Di notte infatti sento qualcuno correre, come i passi di un bambino. Tuttavia abito all'ultimo piano e non ci sono bambini nel palazzo. Gaetano scrive: ciao Maria Carla, voglio raccontarti una cosa che mi è successa. Questa esperienza è accaduta a casa dei miei nonni. Avevo circa 11 anni. Stavo giocando al computer nella sua camera da letto, mio nonno dormiva e con lui c'era anche il suo cane. Poco prima che smettessi di giocare, Bianca, il cane dei nonni, iniziò a piangere, guardando in direzione della porta. Ma a questo io non diedi molta importanza in quel momento. Quando smisi di giocare, spensi il computer e mi diressi verso la porta. Ma quando cercai di aprirla, non si aprì. Era come se dall'altra parte ci fosse qualcuno che tirava in direzione opposta alla mia. Dopo pochi tentativi, dietro di me sentii una presenza ed ebbi come una sensazione di freddo addosso. Io iniziai ad agitarmi un sacco e nello stesso tempo continuai in tutti i modi a cercare di aprire la porta, ma niente. Alla fine mio nonno si svegliò e aprì la porta senza alcun bisogno di usare la forza. Dopo quell'esperienza non entrai più in quella camera per 6 mesi. Rimasi traumatizzato. Grazie a Gaetano. E passiamo all'esperienza di True Colors, che ha anche un canale qui su YouTube, quindi magari andategli a dare un'occhiata. E scrive: all'età di 5 anni ho perso un fratellino nato morto che chiameremo F. Un giorno, rientrando a casa, un amico ha visto per un attimo il mio nome sulla cassetta della posta cambiare in quello di F e mi ha chiesto se avessi parenti che non ci sono più con quel nome. Io glielo confermo, ma non mi spavento perché non sono estraneo ad esperienze paranormali. Da quel giorno accaddero cose strane, ma quella che imputo maggiormente a F è il fatto che le mie spalle prendessero ad alzarsi da sole. Esattamente come se un bambino vivo ci fosse a cavalluccio. Una sera mi esasperai di questa cosa e scocciato presi a cantare una vecchia ninna nanna francese. Le spalle si fermarono, ma F
ha smesso di farmi dispetti solo dopo avergli detto che poteva restare dopo una sessione di scrittura automatica. Grazie a True Colors per questa storia molto molto interessante, poi così insomma personale, anche perché riguarda la perdita di una persona cara. E insomma ragazzi, grazie mille a tutti quelli che hanno lasciato le loro esperienze. Ho ancora tanti commenti che devo leggere e lo farò prossimamente in prossimi video dedicati proprio a questo argomento. Fatemi sapere se vi sono successe altre cose strane, se vi sono successe, mi raccomando, raccontatemele se volete che poi le legga in un prossimo video. Io per adesso mi fermo qui, grazie ancora a tutti quelli che hanno scritto le loro storie, a tutti quelli che hanno scritto le loro esperienze. Appuntamento la prossima volta e state attenti, guardatevi alle spalle, controllate di essere davvero soli e che non ci siano strane presenze lì con voi. Ciao!